Ma lei ieri aveva detto che al contratto mancavano solo le virgole. Oggi Salvini dice siamo ancora distanti. Tante virgole e tanti punti. Vabbè, ma le distanze su migranti e giustizia non mi sembrano virgole. Sono distanze che con la buona volontà si possono sistemare. L'importante è che ci sia la buona volontà da parte di tutti. Ma cos'è? Su cos'è che in queste ore vi state più dividendo, discutendo? Ma su come gestire l'emergenza migranti e soprattutto su come gestire, che per noi è ancora un'emergenza, e soprattutto su come gestire la sicurezza in questo paese, e di conseguenza vogliamo essere certi, e anche i 5 Stelle vogliono essere, che quello che viene scritto poi verrà mantenuto. Quanto tempo vi occorre per terminare questo contratto? Realisticamente? Ore. No? Ore. Noi abbiamo chiesto ore al Presidente della Repubblica, la Presidenza della Repubblica si è disponibile ad aspettare pur di avere un governo politico, che è quello che abbiamo chiesto, che penso anche che sia quello che vogliono gli italiani. Perché avete deciso di fare anche voi una consultazione sul programma che fino ad oggi era una cosa che non era mai uscita pubblicamente? Non era mai uscita perché non era mai stata comunicata, più che altro, ma però pensiamo che sia una cosa normale il fatto che, visto e considerato che comunque noi rappresentiamo anche gli elettori, gli altri elettori di centrodestra, non rappresentiamo solo gli elettori della Lega, perché a quel tavolo stiamo portando le istanze di tutti gli elettori di centrodestra, è normale che ci vogliamo confrontare con chi ci ha appoggiato e con chi abbiamo condiviso e con chi stiamo condividendo le amministrazioni. Un segnale di attenzione anche verso Berlusconi e la Meloni, l'ha detto anche Salvini dopo le consultazioni, e fargli capire: se noi andiamo al governo portiamo anche gli interessi e le istanze vostre. L'abbiamo detto sin dall'inizio questa cosa, sia al Presidente Berlusconi che alla Presidente Meloni: noi portiamo le istanze degli elettori di centrodestra, noi vogliamo che a quel tavolo si sentano rappresentati gli elettori di centrodestra e siano orgogliosi di avere una compagine di centrodestra che sta provando a fare un governo in questo paese.